L'anno scorso stavamo fremendo nell'attesa di vedere la prima stagione della serie TV di One Piece. Ricordiamo tutti gli eventi sparsi nel mondo, la prima a Los Angeles, dove Eiichiro Oda era nascosto tra i fan, senza che nessuno lo sapesse. Un anno dopo, dopo aver raccolto apprezzamenti e pareri favorevoli, entriamo nel vivo degli annunci che riguardano invece la stagione 2. Già mesi fa abbiamo avuto diversi annunci. In questi giorni lo staff decide di aumentare il tiro. E viene svelato parte importante del cast. E non solo, ci viene data una panoramica generale di ciò che sarà la stagione 2. Parliamone subito. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Settimana di grandi annunci, quella trascorsa per quanto riguarda la serie TV Netflix di One Piece. Se List Blue in termini di live action è stata un vero e proprio successo, rimanendo saldamente nella top globale Netflix per numerose settimane, la Season 2 promette davvero bene, perché Tomorrow Studios si assicura di fare del suo meglio per mantenere alto il livello della serie. A rassicurare tutti i fan della serie sono le parole dell'autore Eiichiro Oda, che scrive una lettera per spiegarci come procedono i lavori e le riprese della stagione 2. Il live action di One Piece è attualmente in produzione, le riprese sono a buon punto, la storia coprirà Rogue Town, la Reverse Mountain, ovvero i promontori gemelli, Whisk Peak, Little Garden e l'isola di Drum. Immaginate quanto costerà realizzare tutte queste location. Ma che sia per la sceneggiatura o per la scelta del cast, continuo a voler dire la mia su questo o quello. Il che porta lo showrunner Matt a dire ah! E Netflix a dire no! E Tomorrow Studios a urlare cosa? E tutti si strappano i capelli. Siamo stati una bella squadra nel realizzare la prima stagione, perché tutti condividiamo la stessa passione per questo show. Proprio come nella scorsa stagione, stanno dando tutti il massimo, promettendo che non faranno uscire le puntate fino a quando non sarò soddisfatto. Questo non è nel contratto, sapete? È un accordo verbale. Spero che possiate apprezzare quanto siano tutti straordinari e determinati nel mantenere la parola data. Ed hanno certamente dimostrato la loro capacità di portare questo mondo sullo schermo. Non vedo l'ora di guardarlo. Intanto, il cast precedentemente annunciato è riassunto sull'account ufficiale di X, quindi dategli un'occhiata. La rotta maggiore è un mondo che si sta espandendo. Potreste domandarvi qual è stata l'ispirazione dietro questo mondo? Come si collegherebbe al mondo reale? Naturalmente gli attori del cast sono stati scelti da tutto il mondo e non posso fare a meno di emozionarmi pensando a come l'avventura sia già iniziata. Tra quelli ancora da annunciare, che ne dite di Bibi o Miss All Sunday? E come sarà Chopper? Non possiamo annunciare tutto il cast in una volta, ma a partire da domani annunceremo più membri del cast in tre giorni, 21, 22 e 23 agosto. Attenzione allora, restate sintonizzati per altre emozioni. Da queste parole che provengono direttamente dall'autore capiamo dove vuole andare a parare la seconda stagione della serie e su cosa si baserà. La Baroque Works, nominata durante la prima stagione, nella seconda è una grande presenza costante, oltre che a creare suspense e quell'atmosfera di minaccia. La stagione 2 non sfocerà direttamente nell'arco di Alabasta. La serie viene così gestita prendendosi tutto il tempo necessario per narrare al meglio le storie create da Eiichiro Oda. Nulla verrà saltato, Whisky Peak è inclusa nel progetto, non viene quindi riadattata alla sequenza delle isole. Secondo Arthur della libreria di Ohara, la spiegazione è soltanto una. Per garantire che gli archi narrativi siano adeguatamente scanditi e non affrettati, la seconda stagione di One Piece Live Action coprirà tutte le saghe, dall'isola di Log Town all'isola di Drum. Ricordiamo anche le parole del produttore esecutivo della serie. Lui, a settembre, dopo l'impatto che la serie aveva avuto nel mondo nelle prime settimane di pubblicazione, calcolando la top globale e le ore di visualizzazione prodotte, ha dichiarato che l'intenzione è quella di rinnovare la serie per un totale di 12 stagioni. Alabasta quindi sarà adattata per intero nella terza stagione dello show. Questa è una notizia che dovrebbe allietare la maggior parte dei fan dell'opera. C'è tanto da narrare nell'arco di Alabasta. Un regno con un popolo in rivolta, una principessa che vuole fermare la guerra civile. Si parla di Poignigriff. E il nemico è un membro della flotta
7, un possessore utilizzatore di un frutto del diavolo di tipo Roja. Così come c'è tanto nella stagione 2, Dovon, Little Garden, l'arco narrativo di Dram. E a proposito di Dram, questa settimana sono stati rivelati gli attori che ricopriranno il ruolo dei due dottori più importanti dell'isola, i protagonisti indiscussi, a parte Chopper ovviamente. Stiamo parlando della dottoressa Kureka, che sarà interpretata da Katie Segal, famosa per la sua partecipazione a diverse serie di successo come Sposati con figli, 8 semplici regole e Sonso of Anarchy. Ma la ritroviamo anche in Lost o Shameless. È il dottor Ilk, interpretato da Mark Arelik. Che il nome originale del dottor Ilk è Idiluk. L'attore si chiama Arelik. Oh, da qui si è ispirata al nome? Che battuta, ragazzi. Anche quest'attore ha partecipato in decine di serie TV di successo. Ne state vedendo un bel po'. Diciamo che lo ritroviamo presente in uno o più episodi di serie TV che sicuramente tutti noi abbiamo visto almeno una volta nella vita. L'impegno per questa nuova stagione di One Piece è tanto. Così come per la prima, l'obiettivo è quello di stupire quante più persone possibili, creare la magia e l'atmosfera che si respira nell'opera originale di Oda. Senil Ramamurti interpreterà il ruolo di Cobra in One Piece Live Action. Charitra Chandran interpreterà invece il ruolo di Bibi in One Piece Live Action. Un fatto divertente è che Senil Ramamurti ha partecipato in precedenza a un film intitolato Reverie. E nel film Reverie muore? Per quanto riguarda Charitra Chandran, da mesi se ne discuteva in rete. L'attrice famosa per la serie Netflix Bridgerton entra così ufficialmente nel cast della seconda stagione. E diffonde anche un video dove è abbastanza emozionata nel far prendere vita al personaggio della principessa Bibi, che nella stagione 2 non è la principessa Bibi, sarà Miss Mercoledì. Matt Owens ha lottato per mantenere intatta la seconda stagione della storia live action di One Piece. I dirigenti volevano saltare alcuni archi narrativi e concludere con Alabasta, ma Matt ha reagito duramente e ha mantenuto l'ordine degli archi narrativi intatto. Chiudiamo allora il video condividendo con voi ancora una volta le parole di Oda e del suo sogno che riguarda questo progetto della serie TV Netflix, perché anche Oda ha un sogno e riguarda proprio le serie TV. Un giorno un manga giapponese forse riuscirà a vincere un Emmy o un premio Oscar. Questo sarebbe veramente il mio sogno. Devo ringraziare tutti i team di produzione in tutto il mondo che hanno amato One Piece. Con Iñaki, Jacob e il resto del cast che si trova oggi tra il pubblico, sento che ci riusciremo. Faremo il nostro meglio per la seconda stagione, così loro potranno diventare delle vere star di Hollywood. Questo messaggio è stato diffuso durante la Jump Festa del 2024. E con questo, ragazzi, è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima, ragazzi!